È una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti, di Pascal Farotto, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. La democrazia ha delle forme e se le forme non vengono rispettate, come è accaduto purtroppo in questo anno fin troppe volte, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che noi non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show. Se si vuole andare a un governo che si appoggia sui responsabili, per noi che siamo sostenitori della democrazia parlamentare, è del tutto legittimo. Non vi è alcun problema, dico a Colombo, noi non abbiamo nessun problema. Rivendichiamo la libertà di non farne parte. Perché se il governo è finalizzato al, lo diceva Ivan, immobilismo e non alla stabilità, not in my name, non col mio nome, non col nostro nome. Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno, né abbiamo pregiudizi su alcuno, né abbiamo la pretesa di spiegare al Presidente del Consiglio che cosa deve fare. Lui ha detto con guanto di sfida il 30 dicembre verrò in Parlamento. Fosse venuto anche quel giorno anziché stare in conferenza stampa non ci sarebbe offese. Andare in Parlamento non è una minaccia, non è una provocazione, è la democrazia. Non è una concessione, non è un choyer, come dicevano i francesi del XIX secolo. È un elemento fondamentale. A lui la scelta. Quello che deve essere chiaro è che come non c'è alcun veto da parte nostra, alcun pregiudizio, sia chiaro che sia per questa maggioranza, ove venissero confermati i confini di questa maggioranza, che per una eventuale forma diversa di maggioranza parlamentare, non c'è un solo nome per Palazzo Chigi. Chi dice o tizio o voto, lui sì che è irresponsabile. Lui sì che personalizza. Allora noi non abbiamo problemi o preclusioni, ma non siamo nemmeno quelli che si aggrappano a un nome secco. Noi siamo interessati a rimettere in moto l'Italia per i nostri figli, non a ottenere un incarico in più. E ve l'abbiamo dimostrato. La nostra faccia l'avremmo persa se non avessimo avuto la forza e il coraggio di avere delle idee su cui combattere, per le quali combattere. Allora, volete risolvere questa crisi? Date più soldi alla sanità. Fate un progetto serio per costruire questo paese. Date una speranza ai giovani. Mettete in moto le energie migliori del terzo settore e del volontariato. Mettete finalmente in moto i cantieri e troverete Italia Viva al vostro fianco. Volete continuare a parlare di poltrone? Siamo gli unici che le poltrone possono lasciare. Grazie a tutti, buona serata. Fare sgambetti, a non mettersi di traverso, a non ostacolare, rallentare l'azione di governo, perché altrimenti la sfida non la possiamo vincere. È una sfida ambiziosa, è una sfida molto impegnativa e chi più lo può capire, la può capire e comprendere la difficoltà, l'impegnatività di questa sfida che un ex presidente del Consiglio, che ha sempre, come dire, si è sempre mostrato sensibile per la stabilità di governo. Si è lamentato in passato del fuoco amico, addirittura ha dichiarato che non si poteva accettare la dittatura della minoranza. E oggi questa responsabilità credo che spetti a lui dimostrare questa responsabilità, questa sensibilità. Io sono convinto che gli amici di Italia Viva si potranno interrogare e chiarire, io sono qui, io non ho mai chiuso le porte a nessuno, addirittura ricevo semplici cittadini, rappresentanti di categorie, di associazioni, figuratevi se i compagni di viaggio non possono essere sempre da me, non trovino sempre una porta aperta e una finestra di dialogo, però devono chiarezza in questo momento.
al sottoscritto e agli altri compagni di viaggio. Detto questo vi saluto perché vado a pranzo con Grillo e Mastella. No. Qual è il problema? Che stando a tutti i sondaggi la Lega continua a essere il primo partito e il centrodestra vincerebbe le elezioni. Mi domando se questo sia un collante necessario. Su questo è nato il governo Conte-Renzi, che è miseramente naufragato dopo un anno senza lasciare traccia di sé. Se nascerà il governo Conte-Mastella appunto per tenere fuori la Lega e il centrodestra e rimandare l'appuntamento con gli italiani, sarebbe squallido. Noi siamo pronti e come vedete non fermiamo i nostri lavori concreti, passando dal turismo all'agricoltura, alla moda, alle infrastrutture. Settimana prossima presenteremo il nostro piano di taglio della burocrazia, perché i fondi europei devono essere rendicontati entro il 2026, con i procedimenti burocratici che prevedono 23 passaggi prima di partire con i lavori. È chiaro che rendicontare dei cantieri entro il 2026 è assolutamente impensabile.